E bella pescatori! Dopo gli ultimi video di Mosca e Spinning, oggi mettiamo a confronto feeder e inglese. Mi verranno in aiuto per entrambe le tecniche le pasture del cormorano pasture, le quali troverete qui sotto in descrizione sia i link delle pasture utilizzate proprio nel video che eventuali promo. Detto questo, il pesce che andrò a cercare oggi non è il solito pesce. Vorrei cercare qualcosa di un pochino più inusuale. Quindi l'obiettivo della pescata sarà la tinca. Vediamo com'è andata. Siamo appena arrivati sullo spot e c'è una scardola lì. Bene, il lago è bellissimo, qui c'è un po' d'ombra, anche pomeriggio ci sarà un po' d'ombra e quindi credo proprio che ci proveremo a divertire. E anche oggi con la cormorano pastore, ovviamente, credo in particolare con lo speciale tinca, dato che cercherò proprio le tinche. Vediamo un po'. Pure in un bidone e adesso per comodità, per tenerla là sul paniere, la travaso in questi contenitori e più inizio a fare un po' di zona di pasturazione perché merita. Come va? Ciao Bass! Mi metterò seduto e punterò il riflesso di quegli alberi che vorrei tanto che entrassero in pasturazione. Quando si pesca a tinche, anche il guadino che sia gommato è sempre meglio utilizzare un gommato con le tinche che hanno una pelle abbastanza sensibile. Si chiama la montatura Method con il bandring, filo del 22 e del 18 in terminale. Il pasturatore da 30 grammi della Preston. La canna è la mia classica Greenline al cedo con il Legalist 3000 LT, pronti per cercare di tirare fuori qualche tinca. Ho innescato il mini pellet della Marucchio da 8 mm allo Scopex, ne ho altri gusti, ma poi vediamo come funzionano. E a questo punto devo definire un'area nella quale dovrò pescare a feeder. Io lancerei mirando all'alberello là, non troppo distante, sinceramente. Quindi direi un lancio abbastanza morbido. Va bene. E ora una delle parti interessanti della pesca all'inglese, la sondatura, anzi. Ah, è meno profonda di quello che pensassi, bene, questo vuol dire che devo abbassare un pochino lo stopperino. Sempre un punto di riferimento, in questo caso ho la casa lì davanti e lancerò più o meno sempre lì. Tocca a malapena. Quindi aumenterò, vuol dire che in questo caso proprio l'esatta altezza che c'è, l'amo è proprio sul fondo. Io vorrei che fosse un pochino appoggiato, quindi aumenterò ancora un po', pochissimo, la posizione dello stopper. Eccolo qua, almeno di una ventina di centimetri, in modo tale che, ripeto, il terminale fosse, sia appoggiato sul fondo. E credo che aggiungerò anche una stina perché non lo vedo bene. Non lo vedo bene, è molto chiaro, quindi aggiungerò una stina arancione. Sì. Revrost 1000, canna Funny Match della Colnich, galleggiante da 6 più 4, terminale 0,18, torpillona gigante e doppio innesco con il mais. Cerchiamo di lanciare sempre allo stesso punto e iniziare un'azione di pasturazione che sia quantomeno valida. Quindi lancio un po' oltre, recupero velocemente in modo tale che il filo affondi, aspetto che il galleggiante vada in pesca e ci siamo. Recupero quanto basta, lascio lì e inizio un pochino di pasturazione con il mais. Il galleggiante è già sotto, probabilmente qualche scardola. Paura che l'azione di pesca oggi sarà disturbata parecchio dalle scardole. Credo che ci sia una scardola attaccata, infatti primo pesce della giornata. È sicuramente una scardola. Appena lanciato. Ovviamente
Ovviamente il galleggiante è preso veramente d'assalto, sta già muovendosi. Inglese sotto, pesce, scarpa. Quanta rabbia. Bella scarpa, quasi da guardia, quasi. La scardola, scardole al chilo. Bella. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Io mangio e poi credo proprio che mi sposterò. Sfacchinata micidiale. Siamo spostati nell'altro lago dove c'è un po' più di vento, ma dove dovrebbe essere più facile catturare perlomeno qualche altra carpetta. Pesce, bel pesce. Potrebbe essere una tinca. Sì, una tinca! Sì. Era quello che volevo finalmente. La missione compiuta con la tinca. Ottimo, ottimo, ottimo. Tinche? Peccato che mi ha segnata. Ma a noi piace, va bene lo stesso. Foto e rilascio. Feeder, su, fatti valere. Adesso carpa da 10 kg sul feeder, che poi voi vedete come la guadino. Altre ombre. Si avvicina, beh, pesce in questo laghetto c'è. Oh, tocca sul feeder. Galleggiante inglese. Pesce. Oh. Questo è un po' più ignorante. E credo sia un'altra tinca. Sì, altra tinca, bella, là, a guadino. Mangio la canna, bella questa. Che bel pesce, ragazzi, che bel pesce. Fermati, stra super combattiva anche quando stai nel guadino. Fermati un attimo. Quindi, molto particolare, un pesce molto bello, poi il colore è bellissimo verde, non è enorme anche questa, pinnata bellissima, bocca e occhi arancio, tipica proprio, ottimo. Ciao tinca. Adesso sarebbe bello fare qualche altra cattura interessante, magari una carpa feeder sarebbe ottimo, o comunque altri pesci, magari una bella tinca anche. So che ce ne sono grosse qua, veramente grosse. L'ho presa addirittura a Mosca qualche anno fa, con la ninfa. Pesce. Che rabbia. Tanta forza sto pesce. Un'altra tinca, un'altra femmina. Bella questa. Là. Oh, è la più bella di tutte queste fino adesso. Ciao tinca. Ehi, botta sul feeder, eccola. Altra botta. Eccola. Pesce. Oh. Secondo me è una carpa, questo fa sì che la faccenda cambi. Levo immediatamente la canna da inglese, levo dall'azione, inizio il combattimento con la ragazza qui e vediamo. Carpa probabilmente, sicuramente, lì c'è un tronco, non mi piace, esci da lì.
Niente, il feeder è così. Il feeder era partito male. Ma si è rifatto sotto in maniera veramente valida. Carpe, sto indemoniate queste carpette. Bel pesce, bello combattivo, decisamente bello combattivo. Decisamente. Allora, come sono le carpette? Questa è la seconda, però avrò fatto 20 tink. 20 tink? Sì. Belle, so belle. Tirano, ma tanto. Hai visto? Tanto. L'ho detto, tu mi dici altri laghi, insomma, guarda che queste sono nuove, queste carpe, nuove, fresche. No, belle so. Non l'ha pescata nessuno, capito? Sì, ma si vede che è veramente. Ah, guarda, si sono. Guarda. No, belle so, bellissime, guarda. Questo è scherzo. Ok. Oh, se ne è fatto una vecchia, quindi pure sugli 8-9 kg, di cappetto. Oh. Qui saliamo d'Italia. Carpa, sicuramente. Sicuramente carpa. Mamma mia che botta, ragazzi, mamma mia, era partita pianissimo, l'ho ferrata, scoglio, fantastico, mi sa che la vedo anche, ho portato via pochissimo, ma dura. Quanta rabbia, non è enorme, però carpotta. E via, si riparte. Specchiotta, anche questa, la terza specchi che prendo. Eccola lì. Non credo sarà così facile. Infatti. Ehi. Guarda, è impressionante. Una difesa allucinante. E non molla. Oh, eccolo lì. No, sì, piaceresse. Tonda. Allora, la facciamo subito uscire dal guadino. Uscire dal guadino, ma in realtà si è già slamata, quindi ottimo. Un'altra bella carpotta scura e la andiamo prontamente a liberare. Buono, dovremmo esserci. Tocca partita, pesce. Tinca, sicuramente tinca. Ma che botta. Oddio, potrebbe essere anche una carpa per come tira.
Oh, se una tinca è grossa e non vedo il guadino, mannaggia a me, guarda dove ho lasciato. Oh, tincona, big tinca, big tinca. Questa è la più grossa della giornata fino adesso. Si vede e si sente pure che è la più grossa. Bella, bel pescione. Femmina, presa. Bella, 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 big, big della giornata. Bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Bella. Va bene, va bene. Scalci? Ragazza, scalci. Vediamo un po'. Ha ingullato. La Mattia. Ma vabbè, sono un chirurgio. Un chirurgio. Notate la proporzione delle pinne ventrali, cioè sono enormi, femminona potentissima, veramente veramente bella, bella bella bella, piano, classica forma proprio da tinca. Ciao tinca. Beh, direi una pescata quantomeno interessante, su. Piena di pesce, tanto pesce, tante tinche, qualche bella carpa. Inverosimile la potenza che ci mettevano nel combattimento quelle carpe. E che dire, due tecniche completamente diverse. Inglese feeder, decisamente la pastura mi ha dato una grande mano oggi. Comunque, se il video ti è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale e soprattutto ricorda che senpai si diventa. Bella!